Salve a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi faremo un ulteriore focus sul Poco F3. Come vi ho preannunciato qualche giorno fa nella mia sezione community del canale YouTube, oggi andremo ad affrontare il tema dell'ultimo aggiornamento che è stato rilasciato per lui, ovvero la MIUI 12.5.3. Ma prima di parlare di questo aggiornamento direi di lanciare la sigla e poi lo vediamo insieme a voi. Sigla. Ragazzi, eccoci qui. Oggi ho deciso di cambiare un po' il setting, ho deciso di cercare di variare un po' la tipologia di video che registro. Ho pensato di fare questa scelta per rendere forse il video un po' più dinamico, non lo so, poi vedremo un attimo quello che ne esce fuori. Spero che vi piaccia lo stesso. Comunque, fatemi poi sapere nei commenti se c'è qualcosa. Torniamo al fulcro principale del video, ovvero l'aggiornamento del Poco F3, ovvero la MIUI 12.5.3. Come potete vedere, ho aggiornato lo smartphone. Volevo aggiornarlo insieme a voi ragazzi, però l'ho lasciato sotto carica la notte e me l'ha fatto automaticamente, quindi non ho potuto registrare il momento in cui lo andavo ad aggiornare, ma è stato un aggiornamento molto rapido, quindi non è successo niente di che. Ad ogni modo, come possiamo vedere, si sono aggiornate le patch di sicurezza il 1 giugno 2021 e abbiamo ovviamente la MIUI 12.5.3. allora, sarò sincero, io non ho rilevato grandissimi cambiamenti per quanto riguarda questo aggiornamento software. Si notano alcune cose che sono state effettivamente, secondo me, sistemate, anche se sulla carta dicevano che questo aggiornamento avrebbe solo introdotto le patch di sicurezza. Secondo me hanno fissato anche qualcosina. La prima cosa che ho notato è che il sensore di luminosità adesso sembra molto più lineare quando esposto a una forte luce, e inoltre presentava un bug con la vecchia versione, o la 12.5.1 se non vado errato, che praticamente sotto la luce del sole, se noi avevamo impostato la luminosità automatica, cosa succedeva? Che di colpo la luce passava da luminosità massima, come può essere in questo caso, ve lo mostro adesso, faceva così, bam, andava a zero e poi tornava su, era un loop in avanti e indietro, una cosa davvero fastidiosissima che ti costringeva a disabilitare la luminosità automatica sotto il sole, perché altro modo non c'era per sistemare. L'ho provato anche ieri al mare e non ha dato questo tipo di problema, quindi credo appunto che lo abbiano risolto. Poi altre cose che ho riscontrato su questo aggiornamento, di poco rilievo, però ve la faccio vedere. È stata cambiata l'animazione della ricarica, prima non era così ma era diversa, poi ovviamente se voi avete questo telefono sicuramente ricorderete com'era l'animazione della vecchia ricarica. Per quanto riguarda poi altri fix introdotti con questa MIUI 12.5.3, non mi sembra di averne notati, e sono sincero, ne sto tralasciando uno volutamente, ovvero seguo anche un canale Telegram che parla proprio del Poco F3 e c'è una community dietro che si scambia pareri eccetera. Non sono molto attivo lì, ma mi limito a leggere qualche cosa, anche perché molto spesso vengono fatte sempre le solite domande, quindi non è che sia utile star lì tutto il giorno. Qualche utente diceva che il sensore di prossimità sembra funzionare correttamente. Perché ovviamente scrivono questo? Perché tutti noi sappiamo che il tallone d'Achille di questo smartphone purtroppo è il sensore di prossimità ultrasonico, che non funziona come un normale sensore di prossimità ad infrarossi, che non capisco come mai non l'abbiano introdotto, cioè o meglio perché non l'abbiano inserito anche qui, dato che è un sensore che c'è da moltissimo tempo, funziona bene, non vedo il motivo di andare a fare queste cose strane con sensori ultrasonici. Sarò sincero, nella recensione che feci 2 mesi fa per questo smartphone, nella prima settimana di utilizzo io non ho mai riscontrato questo problema che si attivava, disattivava da solo il sensore random, e quindi mi sono sentito di giudicarlo positivo perché appunto non avevo riscontrato questo problema. Poi però, andando avanti nell'utilizzo, ho visto che questo sensore di prossimità non è che sia granché. Purtroppo è un problema hardware, cioè nel senso, secondo me lato software possono fare delle migliorie, ma
non tantissime, o meglio, personalmente io avrei un'idea per questo sensore di prossimità. Perché non utilizzare la fotocamera, ovvero quando vede che c'è poca luce fa oscurare lo schermo e quando vede che c'è più luce si attiva lo schermo? Forse era un principio di funzionamento più semplice, non lo so. Comunque, fatto sta che qualche utente appunto diceva che sembrava funzionare meglio sui messaggi vocali e le chiamate. Io devo essere sincero, anche ieri chiamando mi si è riattivato da solo, mi hanno cominciato a pigiare cose a caso. L'unico modo per fissare questa cosa è bloccare proprio lo schermo quando fai la chiamata, in modo che non si riattivi più. Su WhatsApp forse un pochino è migliorato, però adesso io ho registrato delle clip audio brevissime e sono sicuro che se ve lo mostro adesso WhatsApp funzionerà correttamente, come vedete non si oscura. Anche se io ruoto il telefono, cosa che accadeva prima, si attivava da solo lo schermo nero, cioè come se io facessi così. Cioè da solo fa così quando tu ascolti generalmente degli audio su WhatsApp. Adesso ovviamente che sto registrando il video non l'ha fatto, ma non mi frega perché ho registrato un video prima dove faceva questa cosa. A me dov'è che si presenta questo problema generalmente? Quando lo metto sul poggia telefono sulla scrivania e metto play su un audio WhatsApp, molto spesso si oscura lo schermo. Bla 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 bla. Un bello prova. Un bug che invece non è stato risolto e di cui nessuno ne ha parlato ancora è il fatto che se io metto la modalità 2x su WhatsApp e poi metto il telefono all'orecchio, come sentite dal microfono, l'audio torna a 1x. Una cosa stranissima che su altri dispositivi non mi è accaduta, non so perché faccia così. Quindi, riepilogando per chi magari avesse skippato un po' il video, cosa hanno sistemato su questa MIUI 12.5.3, o meglio, sulla carta loro hanno solamente scritto che hanno inserito le patch di giugno per la sicurezza, però sembrerebbe appunto che c'è qualcosina in più, ovvero è stato cambiato l'animazione della ricarica, che è quindi inutile, è stato fissato il bug del sensore di prossimità che sotto la luce sparava a zero la luminosità del vostro display, rendendo praticamente impossibile utilizzarlo, e qualche utente dice anche che appunto il sensore di prossimità ultrasonico sia un po' migliorato. Secondo il mio punto di vista non è così, ancora non è migliorato, e non voglio fare diciamo il pessimista, ma probabilmente non verrà migliorato, ragazzi, perché comunque sia stiamo parlando di una cosa hardware, quindi non so quanto potrà essere sistemato in futuro. Penso di avervi detto tutto per quanto riguarda questo aggiornamento della MIUI 12.5.3. fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo setting per questo video, se a volte potrei fare video così, se vi sono piaciuti o meno. Non è stato facile scegliere di adottare questo layout, chiamiamolo così, però ci ho voluto provare, anche perché volevo, ripeto, rendere un po' più dinamico il tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se avete domande e dubbi, postate pure un commento qua sotto, io vi risponderò nel più breve tempo possibile. Se l'avete installato anche voi questo aggiornamento, fatemi sapere se avete riscontrato ulteriori bug o migliorie. Per oggi è tutto, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel like, a iscrivervi al canale ed attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sulle novità che posto di volta in volta. Noi ci vediamo presto con altri focus sul Poco F3. Un saluto e alla prossima. Ciao ragazzi.